Gabriella, però chiedo a entrambi, Luigi De Magistris, se sembra per come di essere rapidi, riassumere rapidamente le ragioni per cui si sono candidati, dopo di loro daremo la parola al libero Mancuso e poi a me stesso. Opzione d'ordine, visto che è un po'... mi chiedi di dirmi, devo dire solo perché mi sono candidato o devo anche dare qualche piccola risposta? Luigi, prendi il microfono. Sì, allora, buongiorno a tutti, vedo che siete tantissimi e questo è molto importante perché è segno di voglia di parlare e anche di ascoltare. Io cercherò di essere europeo nei tempi, però francamente siccome vi ho ascoltato con interesse, credo che sia opportuno in qualche minuto che noi spieghiamo un attimo le ragioni di tante cose, di tante sollecitazioni che ci avete offerto oggi nell'incontro di ieri e dell'altro ieri e anche di quello che abbiamo ascoltato e letto. Una prima cosa che voglio, non so se può essere utile, siccome è un'istanza che è stata posta più volte, e credo possa essere utile del perché io ho deciso di candidarmi. Io ricordo con grande commozione ed entusiasmo quella iniziativa di un anno fa a Città della Scienza, dove per primo fu Vendola che propose in qualche modo la mia candidatura a Napoli, e allora non ci pensavo proprio, fui ovviamente molto contento di quella sollecitazione. Nei mesi successivi mi sono anche adoperato affinché si trovasse una persona all'altezza di questa città. Non mi sono candidato alle primarie perché non avevo alcuna intenzione appunto di diventare sindaco di Napoli, perché sono presidente della commissione controllo sul bilancio del Parlamento europeo e volevo continuare a fare quello. Sono stato un attento osservatore delle primarie e anche io ho tantissimo rispetto per le migliaia di cittadine e cittadini napoletani che hanno partecipato, e sono inutile che mi soffermo su quello che sono state le primarie, perché un po' sono sotto gli occhi di tutti. Di fronte a quel pantano in cui è caduto il centrosinistra, le sollecitazioni che avevo avuto nei mesi scorsi a candidarmi, devo dire, da tanti militanti del centro-sinistra, compreso, lo devo dire, e questo mi orgoglisce non poco, di tanti militanti di Sinistra e Libertà, ma anche moltissimo di Cittadinanza Attiva, movimenti, associazioni e quant'altro, devo dire, è scattata dentro di me una molla che ha poco a che fare con un ragionamento intellettuale, è stato esclusivamente un fatto di passione. Detto quello, abbiamo continuato insieme, devo dire, al Partito Democratico, a tutte le altre forze del centro-sinistra, di trovare una candidatura unitaria e si era individuata, come tutti voi ben sapete, in Raffaele Cantone, la persona che poteva rappresentare una sintesi. Raffaele Cantone ha deciso di no. A quel punto, francamente, la mia candidatura è stata posta sul tavolo e non è stata una candidatura di Luigi De Magistris che divide il centro-sinistra, ma è stata una candidatura che era, secondo me, ed è un'occasione per il centro-sinistra e anche per ricomporre le contraddizioni che sono nate soprattutto all'interno del Partito Democratico. Quindi la candidatura c'è e va avanti. E non è in contrapposizione a nessuno. Un'altra cosa la voglio dire oggi per primo, l'ho detto anche prima a Mario Morcone, così la dico adesso e poi la diremo: io porto stima e rispetto per Mario Morcone, e quindi questo non sarà mai messo in discussione nella campagna elettorale, ma è chiaro che sarà messa in discussione che si tratta di due candidature profondamente diverse. Questo è bene che sia chiaro oggi e durante la campagna elettorale. E né si tratta di fare il processo alla giunta Iervolino. Come sempre, nelle campagne elettorali sono le cittadine e i cittadini che giudicheranno quello che di buono è stato fatto e quello che di non buono è stato fatto. E nei programmi politici che si vedono i segni di avanzamento di una città e di un progetto e i segni di criticità. Poi ognuno ha ovviamente le proprie idee. Così come è chiaro, e vi devo dire che dai primi giorni di campagna elettorale questo è il tema centrale, interroghiamoci anche perché c'è molta disaffezione nei confronti del centro-sinistra, interroghiamoci anche perché la regione è andata al centro-destra a Nicco Americano, interroghiamoci anche perché la provincia è andata a Gigina Polpetta, e cerchiamo di evitare che il comune non vada in mano a destra. Allora io ho capito questo, non sono tanto intelligente, però questa cosa in campagna elettorale l'ho capita. Noi dobbiamo essere alternativi non alla destra in generale, perché un sindaco è il sindaco per la città. Io sono convinto che nella destra, nei moderati, nei liberali, c'è tanta gente per bene, che se trova un sindaco e garante della città,
può votare il sindaco, anche se ha idee di sinistra, come ce l'ho ad esempio io. Quindi alternativi alla destra cosentiniana. Lettieri, che tra l'altro c'ha anche interessi molto trasversali, è stato presentato a Berlusconi da Nicco Americano. Quindi è quella destra che noi dobbiamo sconfiggere. Così come ho capito anche, girando nei quartieri periferici, nei quartieri collinari, tra la gente, tra i movimenti, che la gente ha profonda disaffezione, lontananza e distanza, in particolare nei confronti del Partito Democratico. Inutile che ce lo nascondiamo. Quindi a me non interessa in questa fase accorciare le distanze tra me e Mario Morcone. Non è questo, perché siamo due persone che veniamo dalle istituzioni, abbiamo fatto lavori difficili, ci siamo messi al servizio della città. Però deve essere chiaro che ci poniamo in un progetto di rilancio completo della città. Allora, io la prima argomentazione che colgo nell'ascoltarvi è che quello che credo che ci debba unire, io sono molto d'accordo con il discorso che avete fatto tutti voi, è veramente sgradevole il discorso delle tifoserie, delle cose, ma mi sembra che il clima da questo punto di vista mi pare ottimo. Io credo che la convergenza debba venire innanzitutto sui programmi. Allora, io ho visto con molta attenzione, perché mi devo preparare a un interrogatorio di oggi, perché non mi pare che è un interrogatorio, mi sono attrezzato per la campagna elettorale a vedere il programma, non solo generale di Sinistra e Libertà, che conosco molto bene, visto le sensibilità assolutamente comuni, il programma che Libero Mancuso aveva presentato ai primari. Io non voglio dire che coincide al 100%, ma insomma è un programma dove veramente non abbiamo nessuna difficoltà a camminare insieme. Allora è vero, come diceva Rosario Livatino, alla fine della vita non ci si chiede se sei credente, ma se sei credibile. Allora io invito tutti i cittadini e cittadine napoletane, anche di Sinistra Ecologia e Libertà, di valutare in campagna elettorale, non le parole, perché probabilmente oggi e Morcone diremo tutte la stessa cosa. Vediamo chi le può praticare, chi è libero e chi è credibile. Cioè, chi queste battaglie le ha fatte un mese fa, le ha fatte 10 mesi fa, le ha fatte 3 anni fa. Allora avete colto dei problemi che sono centrali. Uno è quello, innanzitutto, del superamento dello stato dell'emergenza. Insomma, i cittadini napoletani hanno capito perché l'emergenza ambientale a Napoli dura da 15 anni. Hanno capito. Era lo stato di eccezione che voleva creare Bertolaso con la Protezione Civile S.p.A., là, un'emergenza che sia sempre emergenza, in modo che arrivano un sacco di soldi e che vanno sostanzialmente a consolidare quel grumo di potere che ruota attorno alla spesa pubblica. E poi la stessa cosa, come diceva l'altro vostro militante al Comune di Napoli, dei corsi di formazione professionale fantasma, e quel sistema che sostanzialmente ha reso sempre più diseguale questa città, cioè dove attraverso il fondo pubblico, la spesa pubblica, si è in gran parte arricchita una parte piccola della città e il resto della città sostanzialmente non ha beneficiato, perché lo stato emergenziale consente di superare una serie di regole. Allora noi abbiamo bisogno di ordinarietà, è assolutamente vero, ci vuole un'amministrazione comunale, non debba gestire questa città in uno stato emergenziale, così come la sicurezza non si rafforza se ci si militarizza il territorio, ma se si rafforzano i diritti, se la città è più solidale, se la città mette insieme quella che è la straordinarietà di questa città. Questa città diventerà grande se noi diamo ricchezza alle contraddizioni di questa città. Quindi uno è il superamento dello stato emergenziale, su questo il progetto è chiaro, non da adesso. Datevi a lei, io non vi dico di ascoltarmi oggi. Andate a vedere quello che ho detto prima, non oggi. Cominciamo con la raccolta differenziata, è assolutamente praticabile. La raccolta differenziata porta a porta, in tutti i quartieri, che abbassa addirittura i costi. Allora, no alle discariche incontrollate, no agli inceneritori, sì, come avete detto anche voi, ovviamente, all'impianto di compostaggio per quanto riguarda Napoli Est.